Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Come vedete, adesso non siamo con il solito gameplay, ma con un vlog per spiegarvi alcune cose. In passato vi avevo detto che comunque dovevo prendere delle attrezzature per fare gameplay migliori e finalmente sono riuscito a prendere tutto il necessario con i soldi che avevo conservato questi mesi. Ho preso la webcam, come vedete. Ora la mia webcam è full HD, ho speso parecchi soldi. Non so se questo video verrà con la giusta qualità, perché comunque io sto riprendendo con Camtasia, non so se ci voglia un programma particolare per registrare, però per adesso va bene così. Comunque devo raccontarvi alcune cose e nuove cose che forse vi faranno piacere. Queste cose riguardano comunque le vecchie serie e le nuove che usciranno in futuro. Per le vecchie serie, non registrerò con la webcam, quindi continueranno fino alla fine senza la webcam, eccetto Defy Gravity. Forse Defy Gravity ci farò il pensiero di registrare anche con la webcam. Invece le vecchie serie, che ormai sto registrando da parecchio, preferirei non farle con la webcam, ma finirle, e dopo aver finite quelle verranno comunque sostituite con altre serie che sicuramente registrerò con la webcam, perché la maggior parte dei videogiochi comunque la webcam può andare anche bene, o almeno la maggior parte dei videogiochi. Oh, io avevo intenzione di fare altri video con la webcam, anzi una nuova serie per la domenica, visto che la domenica usciranno episodi di sera, avevo pensato videogiochi horror. Non so, tipo potrei fare una domenica e escono due o tre serie, una. Quando ho tempo cercherò comunque di fare più cose. E cercherò comunque di farvi divertire, spero. O almeno è quella la mia intenzione. E spero comunque di farvi ridere e intrattenervi bene, senza comunque annoiarvi con stupidaggini. Come ho detto nei scorsi episodi, ma la maggior parte in quelli di Minecraft, ho sempre cercato di tagliare in quest'ultimo periodo e di non annoiarvi, perché comunque so che vedere che una persona prende la pietra e perde solo 10 minuti per quello è noioso. All'inizio non l'avevo capito subito, però vabbè, ho cercato di fare il possibile comunque per cambiare tutto. Ora vabbè, vi ho spiegato le cose più importanti, quelle la maggior parte che riguardano le vecchie serie e le nuove serie dei videogiochi. Ora volevo parlarvi anche di LOL, ovvero i moments che avevo detto che facevo. Maggior parte del tempo dedicavo a quello. So che ultimamente non ho messo un episodio di League of Legends, perché comunque ho avuto molti impegni e lavorare su League of Legends non è facile, perché comunque devo prendere replay da solo, perché comunque non ho persone che mi inviano cose, quindi devo fare la maggior parte delle cose da solo. Però a me fa piacere, a me piace un sacco quest'idea e vedo che a molte persone è piaciuta questa cosa. Io la porterò avanti, appena ho tempo, cercherò di prendere materiale e creare un nuovo episodio, però non credo che lo farò una volta a settimana. Può capitare che in una settimana ne usciranno due di episodi, la prossima settimana tre, oppure la prossima non uscirà niente. Dipende dal tempo che ho disponibile, perché io posso fare di tutto e di più. Spero solo che, le cose che farò nuove saranno di vostro gradimento, perché cercherò comunque di metterci impegno. Ho speso un po' di soldi comunque per questa cosa. Bene, ci fermiamo qui. Credo di aver detto la maggior parte delle cose. E qualche volta, se ho tempo, cercherò anche di fare qualche serie, tipo vlog o recensioni. Cioè, se ho tempo a disposizione farò di tutto. A me piace comunque provare qualsiasi cosa e cercherò di farlo. Comunque ve l'ho detto, la domenica, non questa qui che arriverà, ma credo la prossima inizierò questa serie dei videogiochi horror. E forse ho già scelto il nome delle serie. Ogni serie ha un suo nome. Solo quella che ho deciso io, tipo non so, farò Aoni ad esempio. Un'altra serie poi che farò Contagion. Vicino ci scriverò la Domenica d'Oro. La domenica horror, tipo la chiamerò, non so, devo ancora decidere. Ho diverse idee per queste cose. Poi comunque vedrete voi dai video quello che farò.
Va bene, ci vediamo alla prossima volta. Ciao a tutti!